Per ovviare all'impossibilità di incontrare i produttori di Brunello, in quest'anteprima benvenuto Brunello Off, ho pensato di dar voce a chi il vino lo fa, a chi è stato in vigna in questo ultimo anno, per quanto complesso e difficile, attraverso delle piccole interviste, delle pillole che ci aiuteranno a scoprire come hanno vissuto i produttori di Montalcino l'anno della pandemia e come hanno interpretato e come hanno visto e sentito, percepito le annate in degustazione a questo benvenuto Brunello. Abbiamo qui Francesca Arquint in rappresentanza dell'azienda Colle Mattoni, con la quale cercherò di fare una semplicissima chiacchierata che ci introduca un po' a quella che è stata la presentazione della 2016 del Brunello. Quella che è stata la 2020, e quindi il vino che abbiamo in cantina qui a Montalcino, e poi qualche domanda sull'ultimo anno, sull'anno della pandemia, quest'anno sicuramente nefasto, ma che Montalcino ha vissuto in maniera un pochino diversa dalle altre dominazioni italiane. Allora, nel benvenuto Brunello 2021, benvenuto Brunello Off, stiamo presentando la vendemmia 2016. Vendemmia 2016, vendemmia eccellente, in paragone con la precedente 2015, anch'essa eccellente, però caratterizzate da note differenti. La 2015 è una vendemmia molto potente, caratterizzata da vini ben strutturati. La 2016 vini molto più eleganti, ma sempre atti a un lungo invecchiamento. Quindi vini definirei più fini rispetto al 2015. Entrambe eccellenti, ma 2016 vini più fini. Allora, l'ultimo anno è stato caratterizzato da una pandemia che ha coinvolto l'intero pianeta e quindi i vari settori, naturalmente anche il settore del vino. Per quello che riguarda Montalcino, che è un'isola felice, ha avuto un rallentamento sulle vendite, un forte rallentamento per quello che riguarda l'Italia, mentre invece per l'estero è stato un tornante che ha girato a seconda di dove si è localizzata la pandemia, si è avuto uno stop e poi dopo una ripresa. Comunque sia, le vendite sono andate abbastanza bene, insomma, considerando il periodo che stiamo vivendo, le aziende non sono ferme, stiamo continuando a lavorare e a vendere vino nei vari posti che si stanno sbloccando. Il vino per me nasce come una passione che ho coltivato negli anni, studiando, laureandomi in enologia, poi continuando con un master, corsi di aggiornamento. È un po' una fregatura per me, perché poi alla fine è una passione che è un lavoro, quindi non si sa bene qual è il limite tra il lavoro e la passione. Quindi tempo libero lo dedico al mio lavoro, però sono molto contenta, quindi è la passione della mia vita, diciamo, il vino. Con questa intervista ho voluto dar voce ai produttori di Montalcino, in un periodo in cui per molti di voi a casa è stato impossibile incontrarli di persona. Spero che il messaggio che è arrivato nelle vostre case, sia passato come un messaggio di grande positività in un periodo nefasto, complicato come quello della pandemia. Questa era Montalcino, questa è Montalcino e questa sarà Montalcino. Queste sono le voci del Brunello.